Sviluppato nel 2005 da BioWare per la prima console Microsoft, la mitica Xbox, e convertito due anni dopo per le piattaforme Windows, Jade Empire rappresenta tutt'oggi una delle migliori produzioni realizzate dalla software house canadese e precursore di quella che sarebbe poi diventata una delle serie action RPG più amate di sempre, Mass Effect. In Jade Empire vestiremo i panni di un abilissimo studente di arti marziali, un ragazzo rimasto orfano quando era ancora in fasce ma allevato come un figlio da un uomo nobile e saggio, il venerabile maestro Lee. Cresciuto nel tranquillo villaggio di due fiumi, il nostro eroe si è allenato sin da bambino per diventare un monaco dello spirito, un antico ordine di guerrieri custodi della pace. Un giorno, ritornato a casa dopo un'importante missione, il giovane troverà quel luogo idilliaco quasi semidistrutto, messo a ferro e fuoco dagli spietati assassini del Loto Nero. Sconfitto con facilità il gruppo di nemici, egli scoprirà però con sgomento che in realtà l'attacco era solo un diversivo. Approfittando della confusione generale, il suo anziano mentore è stato rapito e condotto come prigioniero in un luogo segreto. Pronto a rischiare la vita pur di salvarlo, il protagonista si lancerà quindi in un lungo e periglioso viaggio fino nel cuore della Cina, culminante in un epico scontro con il suo malvagio imperatore. Anche se non eccessivamente complessa, la trama che farà da sfondo alla nostra incredibile epopea sarà ricca di colpi di scena, un complesso mix di intrighi, tradimenti e giochi di potere, ma ci sarà spazio anche per storie d'amore, amicizia e onore. Grande rilievo avranno le scelte morali e le decisioni che prenderemo durante le nostre avventure, preludio di quanto abbiamo poi visto in Dragon Age e Mass Effect, influenzando non solo il finale del gioco, ma anche lo sviluppo dei nostri poteri e abilità. Come con la forza in Star Wars, Knights of the Old Republic, potremo scegliere se seguire la via del bene o del male, qui chiamata invece il sentiero del palmo aperto e del pugno chiuso, ognuna delle quali ci darà inoltre la possibilità di avere differenti opzioni di interazione con gli altri PNG e i membri del nostro party. Sarà proprio il cast di comprimari e personaggi presenti in Jade Empire, fatto di sensuali donne ninja, folli inventori, bambine con spiriti guardiani, impavidi monaci e guerrieri, uno degli elementi che amerete di più del titolo BioWare. Jade Empire offre una varietà e una profondità che difficilmente si erano fatte notare in altri RPG, ad eccezione naturalmente di quelli made in Japan di serie come Final Fantasy, e che ha contribuito a rendere questa produzione una delle più indimenticabili degli ultimi anni. A livello di gameplay, il titolo BioWare traccia un solco netto con le precedenti produzioni realizzate dalla casa canadese, introducendo un sistema di combattimento improntato prevalentemente sull'azione e abbandonando quello classico a turni visto nei GDR come Neverwinter Nights e Star Wars Knights of the Old Republic. Completando le quest principali e secondarie presenti nel gioco, affrontando i nemici nelle arene e sconfiggendo i boss nei vari capitoli della nostra avventura, avremo la possibilità di accumulare punti esperienza, acquisire nuove tecniche e potenziare il nostro personaggio. Le tecniche a nostra disposizione saranno varie e tutte altamente spettacolari, con la possibilità di utilizzare combo e colpi speciali, spaziando da quelle che privilegiano l'uso del corpo e delle arti marziali, a quelle basate sull'utilizzo delle armi, includendo inoltre quelle miste, in cui il nostro eroe potrà far ricorso alle arti magiche e alla trasformazione. Graficamente parlando, Jade Empire rimane a distanza di anni un vero gioiello con stile da vendere e una maestosità che traspira da ogni pixel. Rimarrete letteralmente estasiati ad ammirare tramonti e paesaggi, così come dalla bellezza e dalla poesia delle antiche campagne e dei villaggi della Cina, ricostruiti con assoluta fedeltà nelle strutture e nelle decorazioni. Così come per le ambientazioni, anche i modelli dei protagonisti e dei PNG sono stati riprodotti con grande cura, in particolare nel riprodurre le fattezze e il look che potesse assomigliare a quello originale degli abitanti dell'antica Cina. Le musiche, epiche e maestose, accompagneranno costantemente l'azione di gioco, intervallandosi con suoni d'atmosfera e temi creati ad hoc
e sapranno dare il giusto pathos ai momenti più intensi e centrali della storia. Sul versante del doppiaggio, le voci dei personaggi possono contare, come tipico delle produzioni BioWare, su professionisti di altissimo livello che hanno saputo dare ai protagonisti la giusta caratterizzazione. Il titolo è disponibile in versione digitale su GOG.com e Steam per PC e su Xbox Store per Xbox 360, Xbox One e Xbox Series XS. Per quanto riguarda il giudizio finale, considero Jade Empire un capolavoro straordinario, l'unico titolo, a distanza di anni, che sia stato in grado di lasciarmi una notte insonne e tenermi incollato davanti allo schermo per 7 ore di fila per vedere come andava a finire. Un titolo unico nel suo genere, in grado di trasportarci in un vero universo alternativo, fatto di miti, leggende ed eroi. Un'avventura straordinaria che vale la pena di essere vissuta, o giocata, sarebbe il caso di dire, e che non dimenticherete per molto, molto tempo. Se vi è piaciuto il video, lasciate un commento qui sotto e condividetelo con i vostri amici. Il vostro supporto è fondamentale per permetterci di continuare a creare nuovi contenuti, quindi non dimenticate di iscrivervi al canale.